Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Abbiamo visto un bel po' di deck dei giorni precedenti con i nuovi campioni. Oggi invece voglio tornare un attimino alla normalità tra virgolette e mostrarvi un deck che secondo me è davvero interessante per il ladder. Due sono gli attacchi, più o meno la combo che dovete sempre utilizzare: Domatrice di Arieti e Miner, quindi interessantissima questa combo, la vedrete adesso in arena, il tutto supportato da Mago Elettrico, Pipistrelli, Spiritello Elettrico e poi abbiamo una struttura che è la Tesla che ci aiuterà tantissimo in difesa. Due gli spell invece in questo deck, ovviamente Tronco e Fireball. Andiamo a vederla subito contro Yinkonden del clan Hongyol. Domatrice di Arieti, la prepariamo subito. E parte in carica. Il miner per il mago elettrico. Spiritello elettrico da dietro. Che sfortuna che giochi anche una torre inferno. Fantastico il miner che riesce comunque a danneggiare la torre. Ci ha aiutato tantissimo averlo giocato là in alto. Ha fermato il suo stregone elettrico. Noi possiamo ripartire adesso. Ricarico subito un attacco. Rapidissimo. Arciere pirotecnico. Ci vuole giocare ancora un miner sopra quell'arciere. Attenzione perché stiamo bloccando completamente il suo attacco. Peccato però. Adesso dobbiamo stare attenti. Tesla sarà fondamentale, così come il nostro spiritino elettrico. Lui non deve saltare. Porca miseria, è riuscito ad attaccare proprio nel secondo finale. Peccato. Gran Cavaliere che reputo essere una delle leggendarie più interessanti. È devastante. Allora, si è appena giocato una Fireball lui. Possiamo preparare un attacco e sfruttare il Mago Elettrico. Attenzione, non mi aspettavo il Principe. I pistrelli già pronti. Via l'arciere. E poi dietro col miner. Sotto col miner control. Dentro così. Il solito problema di prima è il Gran Cavaliere. Devo cercare di tirarlo più verso destra. Ok, let's go! Non voglio partire ancora con l'ariete da battaglia perché lui ha la torre inferno che mi counterebbe. Con calma. Cosa Fireball mi serve per l'arciere? Devo cercare di ciclare bene il miner. Sì, devo ciclare il miner. Mi serve sul mago elettrico. Troppo vicino. Questo aspettavo che sciocasse. Il suo arciere magico. Perfetto, volevo toglierlo così. Molto bene. Non siamo messi male. Non subiamo danni. Adesso io partirei. Sotto con l'attacco finale. Forse non è quello finale, ma ce la mettiamo tutta. Direi che non è l'attacco finale. Possiamo andare con la Fireball nuovamente. 489, 239. Erco Giuda, non era quello finale, ma non è un problema. Siamo a portata di spell. Cerchiamo solamente di ciclare e dovremo avere la partita chiusa in questo modo. Molto semplice. Let's go! Andiamo a portarci a casa il primo game. Come vedete, gira davvero molto bene questo deck. Forse c'è da sistemare ancora qualcosina, ma per adesso mi sembra che stia tenendo. Andiamo avanti contro Dudin 13 del clan Ultimato. Oddio. Tesla molto alta. Un bombarolo. Arciere magico.
Tutto con la fireball. Peccato di non aver preso la truppa che a me interessava, che era ovviamente la strega. Vorrei che la Tesla mi aiutasse ancora un pochettino. È molto bene qua intanto la torre che ci aiuta. Miner che può andare senza paura contro la sua torre di destra. 3787. Mago elettrico. Vediamo che tank decide di giocare sul ponte. Ok. Cere magico. Fireball. Andiamo. Giochiamo tutto. Oh, il gigante elettrico. Questo fa veramente male. Allora, qua è un problema. Perché stiamo rallentando troppo il suo gigante elettrico. Stiamo preparando un attacco che è devastante adesso per lui. Dimmi che passa davanti, let's go! Non tutto è perduto. È fondamentale che la strega locchi la torre. Esatto. E il mio mago elettrico faccia questa cosa qui. Esatto. Lui ha voluto fare un retarget sulla mia torre in modo che la strega continuasse ad agganciarla. Ma va benissimo. Va bene, va bene, va bene. Non può giocare nulla davanti. Stiamo tenendo bene, stiamo tenendo bene. Recuperiamo un po' di elisir che secondo me qualcosa facciamo. L'arciere magico io lo pallafocherei proprio instant e sempre. Quindi via l'arciere magico che gli dà troppa comodità. Non facciamo nulla? O forse sì. Vai. Questa è veramente una follia. Questo è veramente un attacco cattivissimo. Oh, che però sembra essere buono. Attenzione. Ok, piano. Mi serve la fireball. Mi serve la fireball adesso. Esatto. Esatto. Mago elettrico su gigante elettrico. Let's go. Andiamo a chiudere anche il secondo game. No, piatti sta Tesla davanti. Sbam! Let's go! Molto bene. Funziona, 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 funziona. Andiamo avanti. La Tesla ti aiuta veramente tantissimo in difesa. Intanto ragazzi, se vi piacciono i miei video di Clash Royale, un bel pollicione in su, mi raccomando, e iscrivetevi al canale. Dai! Iscrivetevi! Provo la combo. Porca. Ok, l'importante è che abbia impattato. Via qualche scheletrino. Bene, 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 bene. E lui ha difeso solo con 7. Va bene, subiamo un paio di... forse 3. 2. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Attenzione alla furia. Anche qua, interessantissimo lo spiritino elettrico che si mette davanti e ci ha permesso di non subire l'attacco, il primo attacco del principe, altrimenti avremmo perso la Tesla troppo velocemente. Lui sarebbe potuto entrare con una doppia combo, principe e mago di fuoco. Ok. In realtà la Tesla ce l'abbiamo, quindi... Perfetto, io non voglio che vada sulla... Pronti ad attaccare? Adesso. Miner. Davvero? Vabbè, ma un coso così al 14 è davvero difficile poterlo tankare, raga. Un gran cavaliere al 14 è pesante. Qua se avessimo avuto probabilmente un mini pecca in difesa, forse avremmo potuto giostrarcela in maniera diversa. Dobbiamo aspettare che lui attacca nuovamente, counterare il suo attacco e poi ripartire eventualmente, ma... Ok. La fireball ce l'avrà di nuovo? Bella domanda. Ma io qua andrei, ragazzi. Bello. Fantastico, ha impattato bene. Ha impattato bene. Allora, lui ha gli scheletrini che giustamente non gioca. Voglio fermare il suo... Mago di fuoco.
Non te li faccio giocare come vuoi te gli scheletrini, mi dispiace. Fantastico. Lui gioca gli scheletrini per counterare. 3, 2, 1, prefire. Vai, let's go! Easy! Bellissima questa giocata in predict! Bellissima questa giocata in predict! Nice! Pipistrelli sopra il principe. Proteggiamolo. E adesso, anche se il suo arciere magico dovrebbe entrare, andiamo ugualmente a counterarlo con il miner. Una double Tesla is really good. Is really good! E andiamo a chiudere anche questa partita. Let's go! Molto, molto, molto bene. Insomma, ragazzi, spero che questo video di Clash Royale vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash. Ciao!